Niente, proprio il finestrino non vuole scendere giù. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video nel canale Segugio Garage. Oggi, come avete potuto intuire, vado a riparare il finestrino lato passeggero anteriore che non vuole scendere giù e non vuole salire neanche su. Quindi andremo a vedere un po' come risolvere questo problema. Nel frattempo, se non l'avete già fatto, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Quindi ci vediamo subito dopo la sigla. Abbiamo visto quindi che il finestrino non scende. Prima di iniziare a smontare il pannello faccio una prova. Praticamente accendo il quadro e vado a pigiare su e giù l'interruttore che comanda l'alzacristalli elettrico, lato ovviamente passeggero, per vedere se proveniente da questa zona dove c'è la centralina BCU che comanda i finestrini sento qualche rumore che mi fa capire che funziona, e quindi magari inizio a ipotizzare che sia il motorino che non funzioni. Ovviamente una volta smontato il pannello, quindi tutto questo pannello, andrò col tester a controllare che arrivi effettivamente tensione al motorino, quindi restringendo il campo e facendomi capire che è il motorino ad essere rotto. Intanto facciamo questa prova. Non so se sentite, ma quando vado a pigiare su o giù l'interruttore del finestrino si sente proprio il rumore nella centralina BCU, quindi questo mi fa pensare che arrivi corrente al motorino, ma che il motorino stesso non funzioni, il motorino che è presente all'incirca questa posizione. Appurato quindi che l'interruttore funziona, non mi resta altro che togliere questo pannello. Per farlo ci servirà essenzialmente una leva e un cacciavite. Il cacciavite a croce perché ci saranno da togliere alcune viti, come ad esempio quest'altra. Abbiamo una qui sotto, questa qui, e poi ne abbiamo altre praticamente poste lungo tutto il perimetro. Qui, qui, qui e un'altra ancora qui. Quindi questo per quanto riguarda le viti. Mi raccomando, le viti hanno una diversa lunghezza, quindi conviene metterle da parte e ricordare qual era la posizione. Per togliere invece il pannello, dopo aver tolto le viti, c'è bisogno di una leva, perché questo pannello è messo a pressione. Quindi vi farò vedere un leverino che utilizzerò, e in più bisogna sollevare questa parte qui, che non è una guarnizione ma è una parte metallica più che altro di rifinitura. Quindi ora andiamoci a vedere nel carrellino qualche oggetto, qualche attrezzo che utilizzerò. Ed eccomi sul mio classico carrellino, dove ho messo alcuni degli oggetti che presumibilmente saranno utili per effettuare il lavoro. Prima di tutto il multimetro tester, con il quale andrò a vedere se arriva tensione al connettore del motorino dell'alza cristalli. Questo è il leverino, quindi questa leva di cui vi parlavo prima, che servirà per togliere il pannello senza spaccare tutto. Cacciavite a croce per togliere le viti del pannello, poi classico crick e le classiche bussole. Poi vedremo quale misura ci occorrerà. Casomai si dovesse rompere qualche tassellino del pannello, dello sportello, dovrei avere dei tassellini di ricambio. Poi vi metterò anche il codice dei tassellini di ricambio. Quindi ora torniamo all'auto per iniziare a smontare il pannello. Inizio quindi col togliere tutte le viti, un'operazione facile che non vi farò vedere nel dettaglio ma velocizzerò. Mi raccomando di utilizzare un cacciavite che abbia la punta magnetica, perché vi sarà utile per tirare fuori la vite da questi, vedete?
altrimenti se il cacciavite non è magnetico, la vite vi rimane dentro. Tolte le viti del pannello, rimane questa della maniglia. Vi faccio vedere da vicino come toglierla. Per rimuovere questa maschera in plastica bisogna tirare la leva fino a scoprire questa vite a croce che sta qui dietro. Una volta svitata possiamo estrarre questa maschera in plastica. Ho appena terminato di togliere tutte le viti e vi raccomando di fare attenzione che le viti hanno delle lunghezze diverse. Questa più lunga è quella del perimetro, questa media è del maniglione, maniglione sarebbe questo qui, e l'unica corta è quella della leva per aprire la porta. Con il mio leverino inizio a sollevare un attimino questa parte qui in plastica, ma c'è bisogno di sollevarla appena appena, non c'è bisogno di sfilarla. Sollevarla giusto il tanto, pochissimo, per poter iniziare a fare leva. Come vediamo già un po' si è allentato. Proseguo per tutto il perimetro. Prendetevi tutto il tempo che necessitate per fare questa operazione, dal momento che si rischia di rompere qualcosa se si agisce in maniera frettolosa. Vediamo un po' la situazione. Questo è il pannello che ho appena tolto. Queste nere sono le famose clip di cui vi parlavo prima, che a volte, vedete qui si è staccato, vuol dire che è rimasta attaccata qui. Quindi dopo con la leva li toglierò e le rimetto a posto prima di rimontare il tutto. C'è rimasto da staccare semplicemente il connettore dell'altoparlante. Nel mio caso sono compatibili, quindi non sono originali. Comunque si tratta semplicemente di staccare il connettore e possiamo liberarci del pannello. Quindi ora passiamo a lavorare sullo sportello vero e proprio. Intanto mi recupero questi tasselli. Nel caso mio non sono rotti, quindi li recupero e li rimetto in sede. Casomai si fossero rotti, bisogna riacquistarli. A posto. Adesso dobbiamo delicatamente sollevare questa plastica che è incollata con questa specie di mastice nero, che è comunque riutilizzabile. L'unica cosa che dovete evitare è di stracciare, come è stato fatto da me e dal precedente proprietario, questa plastica, perché dovrà essere riutilizzata. Ce la solleviamo e ce la mettiamo in maniera ordinata qui. Sistemata la plastica, abbiamo un bel po' di spazio per vedere un attimino, che qui c'è il motorino che dovremo vedere se funziona, il connettore qui dietro e praticamente il pantografo che regge il vetro è praticamente fissato con queste viti che dovremo andare a togliere proprio. Questa, quest'altra, questa, questa qui. E questa qua eventualmente possiamo solo svitarla ma non toglierla, perché qui vedete che c'è un'asola più grande e quindi allentandola possiamo spostare e portare in dentro, e quindi questa la testa non farà più presa sull'asola più piccolina. Ovviamente quando sviteremo queste viti avremo che il vetro scenderà. E noi dovremmo farla scendere perché praticamente dovremo disassemblare il pantografo, che comprende anche il motore, dal vetro. Il vetro rimarrà in sede ovviamente abbassato e il
pantografo verrà rimosso. Ma prima di smontare tutto voglio fare il test con il multimetro per vedere se al connettore, che è quello che vi inquadro con la freccetta posto sul motore, arriva la corretta tensione. Quindi ora con un cacciavitino vado a far leva e a staccarlo. Ho tolto il connettore, la posizione è molto angusta, quindi non riesco a riprendere, però è bastato semplicemente con il cacciavite spingerlo verso l'esterno e il connettore è uscito. In poche parole, era messo in questa maniera, così. Quindi è bastato spingerlo con il cacciavite. Quindi ora prendo il multimetro e andiamo a vedere un attimino i valori. Come qui ho preso il multimetro e con i due puntali ora li andrò a mettere uno in uno e uno nell'altro. Ho acceso il quadro e contemporaneamente ora segna 0. Vado a premere il tasto del finestrino su e vediamo che esce fuori praticamente meno 12 e 14. Se premo il tasto nel verso opposto abbiamo più 12 e 14, quindi c'è stata semplicemente una inversione di polarità. Quindi questa inversione di polarità fa sì che il motorino giri in senso o nell'altro, quindi facendo sì che il finestrino possa salire o scendere. Quindi abbiamo capito che tensione al connettore ne arriva e quindi dobbiamo smontare veramente il pantografo per poter sostituire il motorino, che ora vado a ordinare. Andiamoci a vedere brevemente il contenuto del pacco che è appena arrivato. Niente, la confezione contiene semplicemente il motorino con il connettore, sono semplicemente due fili. Qua verrà un po' ingrassato, ci metterò un po' di grasso perché dovrà scorrere per alimentare, diciamo, il pantografo. Fatto l'unboxing, torniamo fuori. Abbiamo visto che le spedizioni sono molto veloci e rapide qui da me, quindi ora vado con una bussola da 8 mm a togliere tutte queste viti. Dobbiamo stare attenti a rimuovere l'ultima vite, questa qui in alto, questa qui, perché poi ci scenderà tutto il pantografo col finestrino che già si è abbassato. Quindi bisogna prestare la massima attenzione mettendo la mano sotto. Vediamo che il finestrino è sceso e il pantografo è qui sotto. Questa vite qua e quest'altra sono quelle che dovremo andare a togliere per poter liberare completamente il pantografo dal vetro. Poi successivamente il vetro lo dovrò sollevare e con del nastro tenerlo fermo alla cornice, per far sì che posso reintrodurre il pantografo dopo aver sostituito il motorino. Quindi ora rimuovo quelle due viti. E questa è la seconda. Quindi ora il vetro è libero di risalire senza problemi. Ed eccomi qui, cari iscritti. Questo è il vetro che ora è ormai libero dal pantografo.
però lo vado a sollevare e ad ancorare con del nastro telato, lo vado ad ancorare sul telaio in maniera tale da poter estrarre da sotto il pantografo con maggiore comodità, dal momento che comunque il vano è abbastanza stretto. Quindi metto un po' di nastro. In questa maniera riesco a tenere il vetro sollevato per poter estrarre il pantografo. Il vetro è sollevato e sotto abbiamo il pantografo che è completamente libero per essere estratto in maniera tutto sommato molto comoda. Ecco qui, questo è il pantografo. Qui c'è l'aggancio per le due viti, questa e quest'altra. Qua invece c'è l'aggancio per uno e due per la parte inferiore del vetro. E qui c'è il motorino che vado a sostituire a banco. Ho portato qui il pantografo e vediamo che praticamente ci sono tre viti, una, due e tre, sono delle Torx. Svitate queste tre si può andare a mettere il nuovo motorino qui. Qua ci metterò un po' di grasso, poi vedremo anche come e quanto ce ne sta in questo qui vecchio. Questo è il vecchio motorino con del grasso, io ci andrò a mettere del grasso bianco multiuso, lubrificante anticorrosivo, resistente all'acqua e alla pioggia, per il semplice motivo che se dovesse pioverci o finirci dell'acqua, gli schizzi d'acqua, mantiene le sue capacità di lubrificare. Una cosa che ho notato è che il connettore è leggermente diverso, come potete vedere qui c'è un cavo che esce e qui invece c'era il connettore che doveva entrare e connettersi a queste lamelle. Qui invece c'è un cavo, quindi dovrò vedere un attimino come connetterlo al cavo preesistente. Per il resto mi pare tutto perfettamente uguale. Quindi ci metto un po' di grasso. E vado a riattaccare. Ok, adesso torno davanti allo sportello per installarlo. Per quanto riguarda il connettore, ho visto che questo connettore praticamente può essere sganciato da qui e lui rientra e poi praticamente c'è questo blocco di connettori e io andrò a innestarmi con il connettore del nuovo motore direttamente su questo connettore qui. Questo lo eliminiamo, magari vedo di recuperare questa clip che permette di fissarlo in quel buco e mi attaccherò direttamente qui. Quindi ora con molta pazienza
infilo nuovamente il pantografo e inizio a fare, a rimettere le prime viti. Ovviamente la vite quella in alto e questa qui vedo di metterle prima in maniera tale da avere un aggancio. In questo caso ho messo questa qui e vedo se mi aiuta nell'aggancio. Vi faccio vedere dove sono arrivato. Ho rimesso quindi da prima queste due viti, poi ho rimesso le quattro, quindi ora è in posizione, manca solo la connessione tra il nuovo motore e il connettore, manca però praticamente l'aggancio del finestrino del vetro sul pantografo. Quindi devo far scendere il finestrino, ma ovviamente prima di far scendere il vetro devo praticamente far scendere il pantografo, quindi non mi resta che attaccare il motore, far scendere il pantografo, poi far scendere il vetro e infine mettere le due viti che uniscono il pantografo al vetro. Quindi ora connetto e facciamo il primo test. Ho recuperato questa clip dal vecchio connettore, questo qui di fabbrica, diciamo. Ok, adesso accendo il quadro. E verso il basso e vediamo cosa viene. Funziona, vedete? Ora non mi resta che abbassare il vetro e riconnettere. Va sia su che giù. Quindi ora stacco il nastro che teneva il vetro e lo accompagno delicatamente verso il basso. Ed eccola qui, si vede chiaramente una e due. Nel frattempo che metto queste ultime viti con la bussola da 8 per fissare il vetro, faccio due considerazioni. Questo lavoro necessita circa di un'oretta e mezza, anche meno se lo si è già fatto altre volte. E il costo del, come già detto prima in sovrimpressione, il costo del motore, del motorino, è stato di 64 euro compreso di spedizione, ordinato dall'Italia, dal momento che non sto ordinando più dall'Inghilterra, visto che ci sono le tasse da pagare di dogana. Gli strumenti che servono sono pochissimi. Ok, ora non mi resta che avvitare queste e rimontare tutto. Ed eccoci qui, penso di essere veramente a buon punto dal momento che il finestrino sale e scende senza problemi. Ora devo risistemare la plastica e rimettere su il pannello. Questo è un pannello che ripara dalla polvere, che può entrare specialmente se facciamo delle strade sterrate. Se qualcosa si dovesse essere rotto, un po' di nastro e cerchiamo di riparare. Ho risistemato la plastica cercando di metterla nel miglior modo possibile. Mi raccomando, non fate capitare la plastica sopra questi fori nel quale si dovrà innestare la vite. Quindi qui, qui e anche qui. Teniamolo ben libero, altrimenti le viti della plastica non potranno entrare. Per il resto, se ci sono dei piccoli spacchi, tipo qui, basta un po' di scotch. Quindi ora velocizzerò il tutto perché vado a rimontare semplicemente la plastica
assicuriamoci che siano entrati perfettamente i tasselli. Ed eccoci quindi, cari iscritti del canale Segugio Garage, giunti al termine di questo ennesimo video. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un bel piace al video, ad iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, per supportarlo e per incentivarmi a fare nuovi video. Se volete sostenere il canale, potete fare un acquisto tramite i link che vi lascerò qui sotto. Come avete visto, oggi ho riparato il finestrino che non voleva saperne di scendere giù, sostituendo il relativo motorino al costo di 64 euro spedito. Quindi con questo è tutto, un saluto e alla prossima.